Eccoci qui amici di Ciocomo, un caro saluto, buona serata a tutti voi, ben ritrovati. Pochi minuti fa eravamo a a Sant'Abbondio, adesso siamo in riva a Cernobbio. Vi facciamo vedere, ecco qua, quella che è la prova generale del concerto galleggiante di domani con Alessandro Martire qui sul lago di Como. Vedete il pianista in questo momento, che è sulla chiatta galleggiante qui davanti a Cernobbio, dove ci troviamo in questo momento. C'è molta curiosità a riva, come potete vedere, molti turisti che stanno osservando, si chiedono che cosa sta succedendo. Qualcuno dice è un film, sì, sembra un film, in realtà eccola qua la chiatta che viene trainata dal motoscafo Riva, che poi domani, sentite anche le note del pianista Alessandro Martire, immagini di Ciocomo in questo momento qui direttamente da Cernobbio, dal pontile davanti alla riva, eccolo qua. Adesso magari speriamo che possa avvicinarsi ulteriormente, vi facciamo vedere dunque questa magia, questa suggestione con il pianista. Sentite che si sta esibendo, una sorta di prova generale, perché domani alle 18:45, mercoledì 18:45, c'è il primo concerto galleggiante di Alessandro Martire, che vediamo a bordo della chiatta con il pianoforte. Eccola qua l'immagine che vi possiamo far vedere in questo momento in diretta su Ciocomo. Un caro saluto ancora a tutti voi amici, vedo che siete veramente tanti, numerosi in questo momento. Eccolo qua il passaggio proprio della chiatta qui davanti a noi, dove ci troviamo con il motoscafo Riva. E allora ci sono, c'è anche il sindaco in questo momento, eccolo qua, l'abbiamo intercettato. Sindaco, buonasera, grazie di essere qua, abbiamo iniziato la diretta non sapendo che c'eri, eccoci qua. Allora bene, complimenti di questa presenza qua. È la prova generale, sindaco, cioè ho visto, sì, anche molta curiosità a Riva. Sono tanti curiosi, ma forse perché vedono un qualcosa di diverso dal solito. Siamo un comune fiorito, quindi vedono una piattaforma da lontano, sembra una piattaforma galleggiante piena di fiori, invece non è così. 24 ore e c'è il concerto, sì, domani sera, esattamente, vero? 24 ore. Esattamente 24 ore. Ecco, questo è, lo facciamo vedere ancora, l'avvicinamento, il passaggio, diciamo, qui di Alessandro con il pianoforte. Ci sono ovviamente le imbarcazioni che stanno controllando, è una sorta di prova generale, no, sindaco? La possiamo definire, sì, così, sì, giusto? Sì. Eccolo qua, il pianista, trainato appunto dal motoscafo elettrico, lo ricordiamo, motoscafo elettrico del cantiere Riva, passa qui davanti alla riva di Cernobbio. Siamo stati quindi i primi a mostrarvi queste belle immagini qui al pontile, dove c'è appunto, abbiamo intercettato anche Matteo Monti, il sindaco, c'è il direttore della navigazione anche, buonasera direttore, buonasera, c'è anche il direttore invece dell'autorità di bacino del lago di Como. Allora, buonasera anche ai due direttori. Allora, siete qui a controllare anche perché domani... Sì, stiamo verificando, come c'è l'avviso di cauta navigazione, esatto, e vogliamo verificare che i nostri battelli non facciano onda, quindi abbiamo dato l'avviso a tutti i nostri comandanti di essere molto cauti nell'avvicinarsi. Come potete vedere, si stanno avvicinando anche adesso i nostri battelli e stanno arrivando col minimo della... sta arrivando al minimo della velocità per non interferire. Esattamente, sta arrivando un battello, quindi giustamente c'è il direttore che sta controllando. Ci stanno seguendo anche da Utah Lake, a Como Lake, auguri per domani. Pia Pulici, buonasera, buonasera, un caro buonasera. Saluto, grazie. Bene, ci fa piacere che possiamo con i nostri mezzi arrivare così tanto lontano. È una cosa importante, direttore. Assolutamente, è una bella pubblicità anche per noi. Sentiamo anche l'altro direttore, il suo nome? Alessandro Falanga. Alessandro Falanga. Allora, ricordiamo magari una cosa importante per chi domani magari usa la barca. Ecco, giustamente abbiamo... il direttore della navigazione diceva c'è la cauta navigazione, vale per tutti. Sì, la cauta navigazione l'abbiamo emessa, ma abbiamo anche dato assistenza per la sicurezza, in modo che i curiosi stiano, insomma,
vicini ma non troppo vicini, cioè non dar fastidio, ecco, appunto alla manifestazione. Chi vuole venire in barca va bene, ma con cautela, devono stare piuttosto fermi e a distanza di sicurezza. Ecco, esatto, sono consigli importanti quindi da parte appunto del direttore del bacino del lago di Como e del direttore della navigazione, che sono qui anche loro questa sera un po' a controllare una sorta di prova generale. Siete emozionati, sindaco? Perché in effetti è una prima importante. Sì, un po' innovativa, diciamo, una situazione diversa non solo sulla terra ma anche via lago, quindi ecco perché stasera ho la fortuna di avere i due direttori, quindi autorità di bacino e navigazione, che hanno seguito sin dall'inizio questa attività. Le ringrazio, nel senso, perché tante volte se non si coordina questa attività poi si creano disagi, e sin da oggi abbiamo cercato di dare questo un inizio, nel senso che credo il lago deve essere più sfruttato e sicuramente questa è un'iniziativa che può essere da traino anche per altre attività sul turismo, senza creare disagio, anzi utilizzare sempre di più i punti di navigazione, perché credo che il lago sia da sfruttare ma anche da valorizzare ancora di più. Quindi è un inizio che ho cercato di dare collaborando con chi comunque alla fine delle autorizzazioni, perché le idee ci possono essere, ma se poi sono importanti sia uno che l'altro, certo, i due direttori, certo, perché ovviamente è una manifestazione giustamente sinergica, no, sindaco, effettivamente. Sì. Senti, allora Matteo, ne approfitterei, siamo qui a 24 ore, diamo due indicazioni anche pratiche, l'abbiamo già parlato ampiamente, ma diciamolo ancora, va, per allora, domani sera. Sicuramente arrivando da Como, il primo parcheggio che c'entra a Cernobbio, subito sulla sinistra un multipiano, €1 tutto il giorno, poi 700 metri di strada, entrate in Villa Erba che dalle 16 alle 23 è aperta al pubblico, quindi un evento completamente gratuito, c'è uno street food sia all'interno di Villa Erba che tramite il passaggio che c'è dal Lido si potrà arrivare in Piazza Risorgimento, e anche qua ci saranno questi street food. Tutta questa iniziativa, come dicevo, è a titolo gratuito. Quindi l'amministrazione ha messo risorse, e non solo noi, nel senso, perché come vedete sono tanti che hanno collaborato in questa iniziativa, e vi aspetto domani dalle 18.30, perché poi dobbiamo coordinare anche per evitare di creare meno disagio possibile. Quindi torna alle 18.45 il primo concerto, diciamo, partirà da qui, ecco, facciamo vedere ancora. La partenza sarà circa qua, no, sindaco? Sì, indicativamente qui davanti al pontile, e poi, come abbiamo visto, si prosegue fino ad arrivare all'altro pontile, di Villa Erba. Qui intanto ci sono i battelli della navigazione che stanno attraccando regolarmente, quindi anche domani ci saranno i battelli, giusto? Il servizio non viene interrotto, precisiamo. Anche questa a chi ci sta guardando, perché appunto ci sarà solo un servizio pubblico, appunto, non esattamente. Quindi 18.45 sindaco il primo 20.30 il secondo, e come dicevo vi aspettiamo, nel senso che abbiamo collegato Piazza del Sorgimento con Villa Erba, e quindi abbiamo creato questa rete per ammirare questo bellissimo concerto, che tramite queste casse che ci sono lungo la Piazza del Sorgimento, eccole qua, le facciamo vedere, le casse sono riva qua, e si potrà sicuramente ascoltare della buona musica. Esatto, chi starà qui le potrà ascoltare tutto, vero sindaco? Quindi arriva o a Villa Erba. Sarà il collegamento tramite il Lido. Perfetto. Quindi è tutto collegato. Senti, possiamo chiudere, sindaco? Beh, grazie di averci raggiunto. Io saluto e ringrazio anche i due direttori per le raccomandazioni e per i consigli. Grazie davvero, e anche ovviamente per aver dato un contributo, perché in effetti è una cosa importante. Vedo che ci sono anche i volontari della Croce Rossa alle spalle, perché in effetti è un'organizzazione bella complessa. Bella complessa soprattutto sui temi della sicurezza, che oggi sono i primi punti che bisogna guardare quando si organizzano questi tipi di eventi. Quindi un grazie a chi ha voluto proporre questa iniziativa, e un grazie anche a tutti i volontari che partecipano a questa realizzazione. Bene, abbiamo voluto farvi vedere allora tante ascoltatrici e ascoltatori che guardano, salutano Anna, bella iniziativa, Maria Assunta applaude ovviamente a questa iniziativa. Allora il saluto al protagonista, a Matteo, e anche agli assessori che poi hanno dato un aiuto molto importante. Direi che possiamo chiudere, amici di Ciocomo, mostrandovi questo tratto di lago e facendovi vedere che domani sera qui ci sarà il doppio concerto. Vi abbiamo già fatto vedere le immagini del pianista che è passato poco fa. Vi ricordo solo una doppia diretta domani da Cernobbio, perché domani Cernobbio diventa una sorta di Caput Mundi. Seguiteci domani sera e vi facciamo vedere allora tutto quello che c'è di bello qui direttamente dal nostro lago. Un saluto a tutti voi, buona serata e grazie per averci seguito.